Un saluto a quanti ci seguono sul sito www.ideradionelmondo.it. Continuiamo con la nostra trasmissione, detto tra noi, i microfoni aperti, il nostro percorso con gli assessori per conoscere ciò che accade a Palazzo di Città. Oggi siamo nel Free Life in Piazza Monumento con Giuseppe Blè, assessore allo sport, tempo libero, politiche giovanili, turismo. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito a questa trasmissione. Assessore, iniziamo con il percorrere brevemente la sua attività amministrativa. Sì, la mia attività amministrativa. Come ben vedete sono un giovane al servizio della collettività. Una bella esperienza stare a contatto con tanta gente e risolvere i problemi della città di Latiano. Io, come tutta l'amministrazione, siamo impegnati dalla mattina alle 8 alle 2 a lavorare all'interno dell'amministrazione per risolvere i problemi della macchina amministrativa. Siamo molto attenti alla realtà latianese e vogliamo fare tanto per la realtà latianese. Noi però vogliamo sapere qualcosa di più privato. Come Giuseppe Blè, quali sono i suoi ideali, quali sono le sue passioni? Giuseppe Blè è un ragazzo di 21 anni, amante della politica e amante del fare. Sono impegnato all'interno della politica latianese sin da quando avevo 14 anni, ho militato all'interno di Italia dei Valori. Oggi rappresento il comune di Latiano all'interno della maggioranza del sindaco De Giorgi. È un'esperienza bellissima, sono un giovane al servizio della collettività, oggi giovani, come ben vedete nelle altre amministrazioni, non sono presenti. A Latiano il sindaco ha voluto fortemente la mia presenza all'interno della maggioranza. È un impegno importante, spero che tanti giovani seguino quello che ho fatto io, impegnarsi per gli altri, impegnarsi per la collettività, impegnarsi per il bene comune. Facciamo ora un breve percorso delle iniziative, iniziando da quelle inserite nel cartellone estivo 2010 della città di Latiano, da eventi come Cromatica alla Linea dei Colori al Corripuglia. Sì, come ben sapete ci siamo insediati a maggio. Quindi già appena ci siamo insediati ci siamo catapultati nella realizzazione di un ottimo cartellone estivo. Come avete visto dalle trasmissioni di Telerotte Bianche e di Idea Radio, abbiamo lavorato per valorizzare il territorio latinese con varie iniziative. Cromatica, un evento molto importante per i giovani latinesi e non solo. Poi a breve, grazie all'Associazione Sportiva Atletica Latiano, abbiamo portato nella nostra città il Corripuglia, che è un evento molto importante per tutti i podisti regionali. Si coinvolgeranno più di 1500 persone sul territorio latianese e spero che sia un'iniziativa che dà un valore specifico allo sport, un valore importante che tutti i podisti sanno. Andiamo avanti con i mesi, arriviamo nel mese di febbraio, quando è stata stipulata la convenzione tra Comune e Guardie Giurate Ecologiche appartenenti all'Associazione Nazionale Libera Caccia. E come si sta comportando la cittadinanza nei confronti della raccolta differenziata? Sì, abbiamo stipulato questa convenzione con l'Associazione Libera Caccia perché noi come amministrazione sappiamo che il problema dell'ambiente è un problema molto importante per la città. La pulizia della città è un ottimo biglietto da visita per valorizzare il turismo latianese. La cittadinanza si sta comportando molto bene, infatti notiamo la pulizia del nostro territorio e le guardie ecologiche hanno un controllo di vigilanza e di insegnamento nei confronti di tutta quella gente che non sapeva dove buttare l'immondizia e oggi, da quanto vedo e da quanto vediamo con tutta l'amministrazione, la nostra città sembra ed è più pulita rispetto a prima. E quali le iniziative in cantiere per i prossimi mesi? Sì, per i prossimi mesi già stiamo lavorando per organizzare di nuovo il calendario estivo, coinvolgendo tutta l'associazione del territorio latianese e non solo. Vogliamo organizzare nel periodo di maggio un calendario aperto ai ragazzi delle scuole medie. Sto pensando di organizzare le Olimpiadi della Gioventù per far capire ai giovani il valore dello sport, che è un valore molto importante per tutta la collettività latinese e non solo. Assessore Blè, quali e quante sono le realtà sportive presenti sul territorio latinese? Sì, sul territorio latinese di realtà sportive ne abbiamo tantissime. Ci sono tanti giovani che fanno sport e fanno attività per il proprio bene e per il bene della cittadinanza. Abbiamo tante realtà perché lo sport è un elemento molto importante per ogni ragazzo.
Sta crescendo una nuova realtà nel nostro territorio, che è la realtà dell'atletica leggera, una realtà molto importante, che porta tanti stimoli ad ogni atleta. Tanti giovani frequentano varie attività sportive come il calcio, la pallavolo, il basket. E poi noto che tra tutte le associazioni c'è un'ottima sincronia. Infatti collaboriamo tutti per realizzare tanti avvenimenti, per realizzare tante iniziative per il bene della cittadinanza. L'unica pecca è che non c'è una struttura sportiva idonea all'interno del nostro comune, ma già ci stiamo lavorando per inserire nel prossimo bilancio i soldi necessari per finire il palazzetto dello sport. E spero che il prossimo anno tutte le associazioni sportive possano lavorare e giocare, divertirsi in una struttura idonea che è il palazzetto dello sport. Appunto, assessore, questa è proprio la nota dolente della realtà sportiva ladianese, la carenza di strutture sportive. E, oltre al palazzetto dello sport, cosa si propone l'amministrazione di fare in futuro e quanto ha già fatto? Sì, noi già stiamo facendo tanto a tutte le associazioni sportive, stiamo collaborando con le scuole per aprire le palestre a tutte le associazioni per fare attività sportive e per non bloccare il lavoro sportivo di ogni società. Purtroppo non abbiamo una struttura idonea, però come ho detto già prima ci stiamo lavorando per concludere quella struttura che è il palazzetto dello sport. Abbiamo già dato tanto alle associazioni sportive, abbiamo dato dei rimborsi spese per fare delle trasferte al di fuori del territorio ladianese. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Purtroppo anche la parte economica del nostro comune. No, siamo usciti da una situazione che era gravosa, per non sforare il patto di stabilità abbiamo dovuto fare di tutto per non sforarlo e quindi dal nuovo bilancio vedremo cosa fare per le associazioni sportive. Lo spazio a nostra disposizione è terminato, ringrazio l'assessore Blei per la disponibilità, il Free Life per l'ospitalità, un cordiale saluto a tutti. Buongiorno a tutti e grazie a voi.